Grazie Presidente, Assessori, Presidente della Regione, onorevoli colleghi. Innanzitutto do anch'io il benvenuto al neo Assessore per un proficuo lavoro in questa difficile terra di Sicilia. Ma io volevo essere abbastanza breve, anche perché credo che il principio della prudenza in ambito contabile valga per gli enti locali, così come anche per la Regione siciliana. E sicuramente l'azione portata avanti in questo momento non è un'azione prudenziale da un punto di vista contabile, e credo che il principio della prudenza sia uno degli elementi basilari all'interno di quella che è la contabilità in generale. E secondo questo principio, quelle che possono essere le spese o i valori negativi, cerco di essere abbastanza semplice, vanno sempre contabilizzati. Ecco, se qua l'impugnativa ci dice che, cito testualmente, per quanto riguarda la manovra di variazione di bilancio per il 2020 risulta priva di copertura per un ammontare di 70.135 milioni di euro. Dico, è chiaro un fatto, che il principio di prudenza impone una cosa molto semplice, cioè che noi questi 70 milioni in questo momento li dobbiamo coprire tutti e per intero. Tralasciamo poi quello che è stato fatto, perché se andiamo nel dettaglio di quello che è stato fatto, noi successivamente andiamo a coprire quella che è una spesa che è stata effettuata nel 2020. Io mi chiedo e vi chiedo se io da sindaco posso decidere di spendere 500, 600, 700, 800 mila euro, anche un milione, e poi ricordarmi a distanza di 4, 5, 6 mesi che forse devo coprire questi 500-600 mila euro. Questa si chiama finanza creativa, non c'è altra definizione. Siamo nel mondo della finanza creativa in cui, Presidente, ognuno può fare tutto quello che vuole e nessuno può dire nulla, mi permetto di aggiungere. Nessuno può dire nulla, e questa per me, Presidente, è la cosa più grave. Perché le dico una cosa, questi aspetti sono notori a tutti già da settimane. In Commissione Bilancio queste precisazioni sono state fatte in maniera puntuale da tutti i gruppi parlamentari. E mi permetto di dire, caro Presidente, che l'assessore al bilancio presente in Commissione Bilancio non ha mai detto una parola, se non dicendo che questa impugnativa era una pura e semplice formalità. Bene, se noi dobbiamo fare i parlamentari tanto per farli e per sentirci dire che tutto va bene e che non c'è nessun problema, io non sono disponibile, Presidente. A me non mi ritrovo in questo discorso. Fino a ieri ho chiesto all'assessore Armao, fino a ieri, di avere un dettaglio dei fondi POC che sono stati impegnati nella scorsa finanziaria, e l'assessore Armao, che continua a parlare al telefono mentre il sottoscritto interviene, grande considerazione del ruolo del parlamentare, grande considerazione del ruolo del parlamentare che lei, assessore Armao, ha. Mentre io chiedo in Commissione Bilancio un riepilogo dei fondi POC, l'assessore Armao dice non ci sono problemi, lo sapete, ne parleremo dopo, lo vedremo dopo. Lo chiedo ancora una volta ieri in aula e l'assessore Armao dice ne abbiamo parlato sempre. Ora vede, Presidente, con tutta la buona volontà che noi possiamo avere nel cercare di aiutare la Sicilia e i siciliani come crede di giusto che noi dobbiamo fare, però ci volete mettere nelle condizioni di poter essere determinanti in questo ruolo? Possiamo sapere quello che andiamo a fare, invece di essere trattati con assoluta superficialità da chi riveste un ruolo importante? In considerazione di un fatto, noi in questo momento siamo con l'esercizio provvisorio, senza un bilancio approvato, senza avere la parifica, senza il consuntivo e con un'impugnativa che ci viene detta dall'assessore Armao che è semplicemente un fatto formale. Siamo allo sfascio più totale, caro Presidente, e nessuno lo vuole ammettere, e si agisce e si continua ad agire con assoluta superficialità, e anche rispetto all'approccio che stiamo avendo nei confronti di questa finanziaria che dobbiamo andare a varare, la superficialità è assoluta, perché ci sono milioni e milioni che vengono assegnati senza sapere qual è la sorte capitale iniziale e quindi la copertura che noi possiamo dare. 10 milioni di qua, 5 milioni di qua, 8 milioni accontentiamo questo, 9 milioni accontentiamo quest'altro. Mi chiedo e le chiedo se è possibile avere un quadro preciso di tutte le risorse di bilancio, della situazione economica e finanziaria della Regione Siciliana e dei fondi extra bilancio, perché qui non siamo al mercato, siamo al Parlamento regionale siciliano e i parlamentari meritano rispetto dall'assessore e da tutti. Grazie.